Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in particolar modo dal piccolo refettorio, perché come ben sappiamo ci sono due grandi refettori, appunto quello antico e quello nuovo dove tuttora ci sono i frati, ma quello che spesso visitiamo, quello diciamo il grande refettorio, il refettorio antico, Padre Pio vi andò, ecco, per i suoi pasti dal 1918, perché nel 1916, appena arrivato, lui giunse in questo piccolo refettorio. C'è una targa, il 1928, perché effettivamente questo fu il suo primo refettorio della fraternità nel 1916, e nel 1917 lui pranzò qui e cenò qui con i suoi confratelli, ma poi nel 18, proprio per la responsabilità con i fratini, si spostò nel grande refettorio. Questo gli provocava anche nell'intimo, ecco, del suo essere frate cappuccino, ecco, una piccola mancanza, perché non aveva l'opportunità di condividere il pranzo o la cena con gli altri confratelli della fraternità che erano qui. E lui chiese al guardiano del tempo nel 1928, proprio al guardiano padre Raffaele, chiese di poter tornare in questo refettorio, e quello fu il suo posto. Poi da qui si spostò nuovamente nel refettorio grande, proprio quando qui ci fu una grande fraternità. E proprio da qui vogliamo raccontarvi la storia di Concetta. Infatti alla signorina Concetta Negri di Salerno era rimasta solo la madre, ma questa era talmente ammalata che avrebbe potuto morire da un momento all'altro. Un giorno incontra Francesco Ugliano di Cava dei Tirreni, siamo sempre in provincia di Salerno, assiduo frequentatore di Padre Pio, e si raccomanda a lui per fargli presente la situazione e così chiedere di pregare un'intercessione per la guarigione della madre. Il giorno dopo Francesco viene qui a San Giovanni Rotondo, incontra Padre Pio in sacrestia mentre si toglie i paramenti della messa appena celebrata. Approfittava subito dell'occasione e quindi gli fa l'ambasciata, gli racconta quella che era la richiesta di Concetta. Padre Pio lo guarda, poi sorride e ancora, per il dono della bilocazione, racconta Don Pasquale Cataneo nel suo testo, eccolo ai piedi del letto dell'ammalata, in quello stesso momento che si sente subito guarita. La signorina Concetta Negri, tornando dalla scuola, con sua grande sorpresa e gioia, trova la madre guarita e in piedi, la quale si affretta a dirle che era venuto proprio Padre Pio a guarirla. Richiesto quando era avvenuto questo fatto, le disse anche l'ora. E allora esattamente era la stessa ora in cui Padre Pio aveva sorriso a Francesco Ugliano e poi si era misteriosamente assentato.